La CGIL è scesa in piazza in tutta la Calabria per protestare contro la manovra varata recentemente dal governo nazionale. Per la CGIL quella messa in atto dal governo è un'autentica manovra killer, lacrime e sangue solo per i lavoratori, perché oltre alla riduzione dello Stato sociale ci saranno aumenti per le tasse locali. Atto intimidatorio al sindaco di Pallagorio e consigliere provinciale delegato all'agricoltura Umberto Lorecchio. A Lorecchio, che è coordinatore provinciale del PDL, ignoti hanno appiccato il fuoco in un terreno di sua proprietà nella frazione Perticaro nel comune di Umbriatico. Al sindaco è stata espressa la solidarietà del presidente Zurlo e dai componenti della giunta della provincia di Crotone. Massiccia moria di pesci nel fiume Abate Marco a Santa Maria del Cedro. Diversi esemplari di trota sono stati ritrovati privi di vita dagli abitanti del posto, che si sono subito mobilitati per capire le cause di questo disastro ambientale. Dopo oltre 3 ore di attesa sul posto è intervenuto il veterinario Elio Blevio, che da una prima analisi ha detto che la causa della morte dei pesci potrebbe essere originata da una scarica elettrica, ma non esclude altri motivi. È stata presentata stamattina nella Sala Paolo Borsellino della provincia di Crotone l'iniziativa Croton Park, in programma per l'8 e 9 settembre nel territorio provinciale. Si tratta di un vero e proprio festival che vedrà al centro il Neto e che prevede il rilancio del parco fluviale del Neto, il cui progetto è già in consiglio regionale.